Cari amici di Viaggio in Molise e di Telemolise, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi ci troviamo a Campobasso all'interno del Museo dei Misteri, ma restate con noi per scoprire l'importanza della preparazione prima dell'evento e dell'uscita della processione dei misteri. Quest'anno tornano ad emozionare tutti gli abitanti di Campobasso e non solo, e tornano a riempire le strade di Campobasso dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia. Ecco, restate con noi per seguire questa puntata. Nicola Mancinelli, caposquadra dell'Ingegno di San Gennaro da davvero tanti anni. È il 12° anno, anche se negli ultimi 2 anni, come noi sappiamo, per colpa della pandemia, purtroppo siamo dovuti stare fermi. Diciamo, il mio mistero me l'ha passato il mio papà dopo 20 anni. E niente, diciamo, siamo sempre di famiglia. Oggi siamo qui per l'organizzazione e per il punto della situazione per gli ingegni che usciranno domenica prossima nella giornata del 19 giugno. L'emozione nel riprendere dopo 2 anni di fermo per via della pandemia. Per noi campobassani è stata molto dura, perché questa festa la sentiamo proprio, diciamo, nel cuore, cioè fa parte proprio della tradizione dei campobassani veri, diciamo. L'ingegno che porta lei, quanti portatori ha e che tipo è molto pesante come ingegno? Sì, comunque il peso va suddiviso per i portatori. Il mio mistero lo portiamo in 12 persone, con 2 riserve, con, diciamo, 2 scannetti, in tutto siamo 16 persone. Mi diceva che lo fa davvero da tanti anni, ma l'emozione è sempre diversa, immagino. Diciamo, l'emozione è sempre uguale, i momenti sono diversi, però diciamo l'uscita è sempre come la prima volta. Siamo in compagnia di Jacopo Stivaletti e oggi promosso come caposquadra, quindi un neo caposquadra per quanto riguarda il mistero di San Leonardo. Sì, diciamo che dopo 2 anni di assenza riprendiamo proprio alla grande, soprattutto con questo grande orgoglio di finalmente di comandare il mistero che per tanti anni, diciamo, è stato sotto il controllo di mio padre e prima ancora di mio nonno, quindi diciamo sono quasi 40 anni che il San Leonardo è lo zampino della mia famiglia e adesso quindi finalmente tocca a me, una grande emozione. Grande emozione e grande responsabilità appunto dopo 2 anni di stop. Ma l'ingegno di San Leonardo, quanto pesa, quanti portatori ci sono? Allora, il mistero di San Leonardo siamo 14 portatori, poi ci sono 2 addetti praticamente allo scanno, che sono le 2 postazioni che sorreggono il mistero, e poi ovviamente il caposquadra che sono io e mio cugino che farà praticamente il vice. Quanto riguarda la storia, molto brevemente, diciamo il mistero appunto è dedicato a San Leonardo, che era il santo protettore dei carcerati, appunto erano stati messi in carcere in maniera ingiusta, e infatti si trova al di sopra, proprio c'è il San Leonardo su tutto, poi c'è la guardia carceraria e sotto poi ci sono 2 bambini che rappresentano appunto proprio i carcerati in maniera ingiusta. Questa, diciamo, è la rappresentazione folcloristica di questo santo, ecco.
Licameli, caposquadra del Mistero di San Nicola. Da tanti anni guida il Mistero di San Nicola. Sono 5 anni che comando il Mistero San Nicola, l'ho portato per 17 anni. Mio padre era caposquadra San Nicola e sono subentrato io. Ecco, l'ingegno di San Nicola è uno degli ingegni più pesanti. Sì, sì, il mio mistero più pesante, diciamo più largo, e ci vuole molta fatica. Quanti portatori ci sono? Siamo 18 portatori, due scannette, due riserve, tutti siamo 22 persone. Vedo che aveva qualcosa tra le mani e vogliamo spiegare un attimino. La zona di San Nicola. Questo, questo chi vuole fare un'offerta al San Nicola durante, diciamo, la processione dei misteri, fa questa offerta che va ai portatori. Siamo in compagnia del signor Renato Romanella. Lei si occupa della vestizione, in particolare del mistero dell'Assunta. Sono ormai 13-14 anni che vesto l'Assunta e lo facciamo con grande orgoglio. Ci occupiamo dei bambini e della buona riuscita della festa del Corpus Domini. È un orgoglio per me farlo. Ecco, quanto è importante la vestizione e la preparazione per la buona riuscita della sfilata dei misteri? Ma è molto importante soprattutto la preparazione. La vestizione viene in secondo grado, ma l'importante è la preparazione del sediolino per il bambino che lo occuperà o la bambina. Perché una bambina che è sistemata bene, che non è stretta dentro al sediolino, va via, si diverte, passa una giornata differente e fa un bel Corpus Domini anche lei. Quando capita una bambina preparata male, poi dopo bisogna aggiustarla per strada e questo non è semplicissimo, anche considerando che il mistero è 6 metri alto. Quindi è abbastanza complicato per noi doverci salire. Ecco, si riprende dopo qualche anno di stop a causa della pandemia. L'emozione di riprendere, di vestire, appunto, di occuparsi della vestizione proprio dei bambini. Allora ogni anno è un'emozione differente, sempre più complicato, ecco, anche spiegarlo. 2 anni fermi. Veramente non ci credevamo neanche noi, tant'è che siamo dovuti stare molto molto attenti nelle prove per evitare problemi con Covid e malattie varie, anche se è una semplice influenza, insomma, complica un po' tutto.